Dico, l'espressione non può essere comunque inscatolata in nessun modo, cioè, gli artisti veri che hanno portato avanti la storia della musica, ma nel jazz, ma non soltanto nel jazz, insomma, nella musica classica come nella musica folk, cioè, è il fatto di approcciarsi con verità e onestà al linguaggio musicale. A tempore, perché fuori dal tempo? No, perché senza tempo. Il concerto è stato dedicato a Alexis Gibropoulos, che è il ragazzo che è stato ucciso in Grecia un mese fa dalla polizia, degli scontri poco chiari, diciamo, sulla situazione. E mi piaceva accostare l'idea del non avere tempo, come non ha più tempo lui per fare le sue cose, per crescere, avendo soltanto 15 anni, e accostarlo a una musica prevalentemente ritmica, in cui le due batterie fossero la cosa più presente, la voce. È stato quello di suonare con i Malonardi stasera, perché scoprire un musicista di tale levatura, ma anche di tale esperienza, e poterci suonare insieme in un set di improvvisazione è un onore per chi fa questa musica. Tamburo è il potere. Continuiamo testardamente e lucidamente a cantare rabbia, miseria e liberazione. È utopia? Questa musica scandisce ritmicamente passaggi della nostra lotta di classe. Zero con la Sampdoria, questo è free jazz, tu Cotto e Battista, quello è free jazz, quello è avant-garde. Semplicemente quello che ci viene naturale fare, attraverso un processo intellettuale organico, però insomma c'è anche molto emotivo tutto questo. E no comment. Nuiafo, no, nuiafo proprio. Nuiafa, nuiafa. Per fare un riferimento storico, forse perché l'ho visto da pochi giorni, no? Buster Keaton già nei suoi corti usava musica comunque d'avanguardia.